Molto gentilmente avete voluto darmi coordinamento. E questa tematica noi l'abbiamo scelta quando Massimo Clemente e gli altri amici ci hanno contattato, perché è una tematica sulla quale noi lavoriamo già qui al Politecnico di Bari da un certo numero di anni già. Prende le mosse da posizioni internazionali, tema della campagna urbana, e anche da... Io ho un po' di risonanza però, avete i microfoni accesi? Potete... Io ho risonanza, C'è un modo per spegnere temporaneamente i microfoni? Si possono spegnere questi microfoni? Posso andare? Posso continuare? Sì. Va bene. Quindi dicevo, questa tematica che si rifà a appunto, posizioni internazionali avviate da Pierre Donadier in Francia, poi diventate tematiche molto diffuse a scala europea, anche nel Regno Unito, nelle Fiandre, in Italia, con la traduzione del suo libro Campagne urbane per i tipi di donzelli a cura di Maria Mininni, e poi un risvolto molto importante per noi è stato all'interno del PPTR, ricorderete il primo piano paesaggistico approvato in Italia ai sensi del Codice Urbani nel 2015, piano della Puglia, in cui nella parte proattiva del piano, quella sui progetti strategici di territorio, uno dei 5 progetti strategici di territorio è appunto il patto città-campagna. C'è un modo di guardare al periurbano in quel punto di contatto tra città e campagna, lì dove non è ancora campagna profonda, ma la città si presenta con le sue periferie slabbrate o talvolta anche con tessuti dello sprawl, della diffusione e dispersione insediativa. Abbiamo fatto molte sperimentazioni anche in terza missione su questo, con strumenti urbanistici di scala comunale della riforma del 2001 in Puglia, e quindi quando siamo stati invitati dagli amici di Napoli per questa giornata di studi ci è sembrato interessante poter dare un contributo per appunto i processi e le politiche nello spazio urbano e periurbano, per la sostenibilità vista appunto in questa zona di contatto, questa zona di limite tra due domini territoriali. E, l'ordine di esposizione, che rileggendo gli abstract che mi sono arrivati ho pensato di organizzare, è prima un intervento di Stefania Ragozzino, dirsi CNR di Napoli, poi uno di Vito Donghia, dottorando al termine del suo 33° ciclo presso il Dicard del Politecnico di Bari, e Maddalena Scalera, una contrattista dell'Università della Basilicata, del DICEM dell'Università della Basilicata, che ha da poco terminato un'esperienza di pianificazione paesaggistica per la Basilicata con coordinatrice scientifica Maria Mininni. Maddalena Scalera peraltro aveva fatto una tesi di laurea con me al DICAR, e quindi un'esperienza ancora una volta di analisi e interpretazione di un territorio periurbano in un comune della
tra i 41 della città metropolitana. Poi Giovanna Mangialardi, dottore di ricerca e in questo momento contrattista, docente a contratto del DICAR, del Politecnico di Bari, tirerà le somme, farà la discussant di questa nostra sessione pomeridiana e poi apriremo un confronto. Io, perdonatemi, non ho seguito il mattino, quindi non ho memoria di come sono stati organizzati i lavori, però noi pensavamo potesse essere così. Nel caso qui mi darete una voce se pensate che possa essere organizzato nella sua parte conclusiva in forme diverse. Il contributo di Stefania Ragozzino, che sarà il primo, intitola Disequilibri territoriali e processi di marginalizzazione, il paesaggio come driver di rigenerazione place-based per aree interne e borghi. E l'abbiamo subito accettato come sicuramente coerente con gli obiettivi scientifici di questa nostra sessione pomeridiana, questo Lab 4, perché lei ci parla appunto di quei territori marginali che per esempio in Italia sono stati visti, come sapete, anche dalla strategia nazionale delle aree interne inaugurata da Fabrizio Barca quando era ministro della coesione territoriale, che oggi ancora, diciamo, esplica i suoi risultati, del quale siamo ancora molto interessati. Nella Società Italiana degli Urbanisti c'è un gruppo di lavoro nazionale proprio sulle aree interne, e quindi l'Iris CNR ha guardato a questo tema. I disequilibri sono un tema forte nazionale, pensiamo al libro Centri e periferie di Gianfranco Viesti della La Terza Editore, uscito l'anno scorso, scritto proprio durante il Covid. Marginalizzazioni, disequilibri territoriali, sociali che si sono fortemente acuiti con la pandemia, che ha reso ancora più polarizzata la nostra società nazionale, con un aumento delle aree di povertà e di disagio economico e un aumento invece di ricchezze concentrate in pochi strati sociali, disuguaglianze territoriali, disuguaglianze sociali. Ecco, in territori di questo tipo, colpiti peraltro da questa nuova emergenza globale, la Ragozzino ci parla del paesaggio, delle sue risorse, quindi delle risorse endogene per lo sviluppo locale, come appunto un possibile driver di processi di riabilitazione e di rigenerazione territoriale. Io non la voglio fare lunga per non levare spazio ai relatori, quindi darei la parola a Stefania Ragozzino per disequilibri territoriali e processi di marginalizzazione. Il paesaggio come driver di rigenerazione place-based per aree interne e borghi. Prego, Stefania. Non si è acceso questo. Professore, buonasera, grazie per Io non vi l'invito. sento. Professore, mi sente? Mi sente? Ora sì, vai Ok. Stefano. Ok. Buonasera e grazie molte per questo invito e soprattutto per questa occasione di dialogo che utilizziamo oggi pomeriggio. Io chiedo di far partire la presentazione. Il professore ha già ampiamente presentato il mio profilo. Io mi ripeto brevemente solo per aggiungere qualche parola. Sono una ricercatrice dell'Iris, ho un dottorato in metodi di valutazione per il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e faccio parte del coordinamento del gruppo tecnico della SIU Aree Interne e Dintorni.
Parto subito e cerco di mantenermi. Professore, in quanto tempo? Ma io penso che potete anche sforare i 10 minuti che ci eravamo dati, 4 minuti, 10 minuti, così lasciamo un po' di spazio alla discussione. Va benissimo, ok, grazie. Prego. Allora, il progetto di cui vi parlo stasera si intitola Disequilibri territoriali e processi di marginalizzazione e ha come sottotitolo Il paesaggio come driver di rigenerazione place-based per aree interne e borghi. È un progetto del CNR Iris di cui è responsabile scientifico la dottoressa Stefania Oppido che ci segue qui in presenza. È un progetto in cui lavoriamo con alcuni ricercatori dell'Iris, ma anche con alcuni ricercatori del DIARC, e nell'ambito del quale sono state sviluppate una serie di attività di terza missione, oltre che di ricerca pura. Per andare avanti. Ok, allora. Ok, il tema di cui vi parlo è quello dei processi di marginalizzazione. L'obiettivo di questa ricerca è coerente con la mission del CNR Iris, che si occupa di innovazione, servizi e vantaggio competitivo sia per le imprese che per i territori, e ciò che noi proponiamo è un approccio sistemico e interdisciplinare, che mette insieme le discipline dell'economia, della pianificazione, della gestione del territorio e quelle delle scienze giuridiche. Un tema, quello della valorizzazione del territorio, è uno dei focus di ricerca trasversale del nostro istituto. Questo progetto ha come cuore i processi di marginalizzazione, intesi in una logica molto più ampia di disequilibri territoriali, cioè letti in un ambito di disequilibri territoriali. Quando noi andiamo a studiare questi processi, andiamo a rilevare una crescente polarizzazione tra le aree centrali e una crescente polarizzazione tra le aree centrali e altre aree invece che soffrono di processi di isolamento e di progressiva periferizzazione, cioè sono delle aree che stanno diventando sempre più periferiche rispetto alle traiettorie di sviluppo, quindi abbiamo un forte sbilanciamento. Vorrei andare avanti. Ok. Questo è un tema ovviamente al centro del dibattito internazionale e dell'agenda politica. Ci sono dei trend generalizzabili per questi studi che sono la localizzazione geografica e geomorfologica, ma soprattutto un'esclusione di queste aree soggette a questi processi di marginalizzazione ad un'esclusione dai network economici, culturali, politici e decisionali. Primi tra tutti lo studio sulle inner peripheries dell'ESPON e la progettazione europea su questi temi, che fa emergere un tema fondamentale che è quello della fragilità multidimensionale alla quale sono soggette queste aree, cioè sono delle aree fragili da differenti punti di vista, soggette a dei fenomeni che sono la combinazione di dinamiche complesse ed interconnesse tra dimensioni economiche, ambientali, sociali e culturali che ovviamente influiscono sul sistema territoriale rendendolo molto molto vulnerabile. Quello che è il nostro. Ok. In Italia questo argomento, questo input è stato messo in luce, nonostante insomma il fenomeno sia di vecchia data, è stato attivato potentemente dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne. Su questa non mi dilungo perché penso che tutti siamo più o meno edotti sul caso. È una strategia nazionale che ha definito la geografia delle aree marginalizzate, che in Italia sono identificate come le aree interne, e sono riconosciute attraverso un indicatore di tipo spaziale, cioè la loro distanza è tale da essere, come dire, complessa rispetto ai servizi in termini di sanità, istruzione e mobilità. Ovviamente queste aree sono soggette a contrazione delle attività economiche, riduzione dei servizi, spopolamento, invecchiamento della popolazione. Come potete vedere nella mappa costruita dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, raccolgono principalmente le aree sull'Appennino e sono lontane quasi tutte dalla costa.
Gli obiettivi di questa ricerca sono duplici. Da un punto di vista teorico-metodologico si vogliono andare ad identificare i disequilibri territoriali, i processi di marginalizzazione in una logica sistemica per adottare e per studiare, ma soprattutto per essere operativi attraverso un approccio di rigenerazione place-based. Quello che noi vorremmo individuare sono strategie, politiche e strumenti per affrontare queste questioni e mettendole ovviamente anche a confronto tra scenario italiano e internazionale. Quello che ci piacerebbe fare, stiamo provando, è quello di esplorare delle possibili strategie per bilanciare in una logica sistemica ciò che accade nelle aree centrali e quindi un fenomeno di maggiore antropizzazione con quelli che invece sono i fenomeni di periferizzazione delle aree più marginalizzate. Una prima domanda che ci ha interessato è stata: perché ci interessano queste aree? Che tipo di ruolo ricoprono nei diversi sistemi territoriali? E possiamo dire con sicurezza che queste sono delle aree. Vorrei andare avanti. Ok. Sono delle aree che contro a tutti i fenomeni di marginalizzazione posseggono invece una serie di risorse esauribili che sono tra le principali risorse di sostentamento per i territori urbani e metropolitani. Stiamo parlando di acqua, produzione agricola e tutto ciò che riguarda gli equilibri ecosistemici di tutti i territori, e soprattutto sono territori caratterizzati da un forte senso di comunità, di radicamento e luoghi e posseggono un rilevante patrimonio materiale e immateriale. Quindi l'assunto dal quale partiamo è che rispetto al funzionamento dei sistemi territoriali, le aree marginalizzate non possono ricoprire un ruolo marginale, ma debbono rientrare in una logica sistemica di sviluppo più equilibrato tra le aree interne e quelle centrali, ma soprattutto toccando anche le aree in between tra questi due poli così diversi. Nel caso dell'Italia abbiamo un'eccellenza, cioè in queste aree si registra una fortissima presenza del paesaggio, sia di eccellenza sia dai paesaggi della quotidianità. Basta riguardare questi dati per capire che è un'evidenza conclamata, cioè il 70% del patrimonio forestale nazionale si ritrova nelle aree interne italiane, il 75% delle aree protette, il 90% dei parchi nazionali, oltre il 70% di SIC e ZPS. Senza togliere attenzione ai paesaggi della quotidianità, per esempio in queste aree si svolge il 55% della produzione agricola. Quindi la nostra ricerca pone al centro dell'operatività rispetto a questi temi il tema del paesaggio come tema, come elemento dal quale di partire per un approccio place-based allo sviluppo di queste aree. L'approccio che noi utilizziamo, scusate ma il telecomando non è... Ok, l'approccio che noi utilizziamo è quello della ricercazione per quanto riguarda la parte empirica della ricerca, perché intanto ne stiamo studiando una più riguardante l'approccio teorico e definitorio di questi processi di marginalizzazione, ma non è l'argomento di questa presentazione. Siamo molto affezionati ad un testo della collega catanese Laura Saia che tratta la ricercazione in pianificazione territoriale urbanistica, e utilizziamo questo metodo perché ci interessa moltissimo mettere insieme le competenze di ricerca che noi portiamo nei territori insieme alle competenze del territorio per attivare dei processi di copartecipazione, partendo dal riconoscimento dei valori ma soprattutto della potenzialità del cambiamento che può avere il capitale territoriale. Quindi ciò che per noi è importante è attivare la condivisione delle responsabilità delle comunità, non soltanto nella fase di conoscenza ma soprattutto nel processo decisionale che viene messo in atto. Ciò è uno dei nostri obiettivi fondamentali, perché vorremmo raggiungere a rafforzare la coesione territoriale di questi territori attraverso un contributo che è quello all'intersettorialità, all'aggregazione e alla cooperazione. Il campo di sperimentazione è la Regione Campania. Qui brevemente vi posso far vedere in Campania quanto siano diversificati i sistemi territoriali e quanto ci sia, a destra vedete la classificazione SNAI dai poli all'ultraperiferico, quanta varietà ci sia nella sola regione. Il campo di sperimentazione si restringe alla provincia di Avellino. Se riesco
ad andarci avanti. Ok. Si ristringe alla provincia di Avellino, che è soprannominata, ricordata come Irpinia, che è un distretto storico-geografico dell'Italia meridionale, ha subito un processo di marginalizzazione progressiva, quindi è un campo coerente con i nostri temi e obiettivi di ricerca, possiede un territorio dotato di considerevole patrimonio naturalistico, storico, artistico e archeologico, c'è una fortissima cultura dell'imprenditorialità che è ben radicata nel territorio, ci sono forme di attivismo e è registrato un forte senso di appartenenza. Ci sono dei fenomeni molto interessanti che vengono registrati per quanto riguarda il capitale umano, che sono la restanza e quello soprannominato dei ritornanti, cioè noi abbiamo una presenza di capitale umano che è convinto a voler rimanere o a voler ritornare in questi luoghi per dare un contributo in termini di competenze e risorse. Si parla dell'Irpinia come la Verde Irpinia, possiamo riconoscerla come un campo di ruralità diffusa e aperta in cui c'è un sistema di offerta plurale che vede insieme risorse naturalistico-ambientali affiancare anche le produzioni agricole ed gastronomiche di pregio. C'è una cornice in cui si registrano numerosissime risorse archeologiche e storico-culturali, ma non solo, anche religiose e ad alta valenza turistica. In questo scenario abbiamo un sistema consolidato delle DOCG irpine, che riguarda 43 comuni, che si innesta in 5 diversi sistemi territoriali. Quindi ciò che è importante per noi, dalla scelta del campo di studio fino al sistema delle DOCG, andare ad osservare il sistema non solo dell'area interna o dell'area periferica, ma studiare l'intera provincia, quindi andare a guardare dal polo all'ultraperiferico che cosa accade. Che cosa accade? Che attività abbiamo svolto? Abbiamo attivato un protocollo di ricercazione per costruire un'arena d'azione in questo territorio per stimolare dei processi di patrimonializzazione, cioè abbiamo messo al centro la comunità come protagonista dei processi decisionali e soprattutto di conoscenza e narrazione di questo territorio, che ha un paesaggio eccezionale e molto ricco, con la finalità di attivare dei processi di rigenerazione place-based. Il focus principale delle nostre attività è stato quello del riuso della ferrovia storica dell'Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Su questo insomma, ci sarebbe tantissimo da dire, ma purtroppo per una questione di tempo non mi soffermo, basta dire che è una ferrovia che attraversa quasi tutta la provincia di Avellino, tocca 3 regioni tra cui la Puglia e la Basilicata oltre la Campania, e ci siamo innestati con la ricercazione sull'esperienza del treno del paesaggio irpino, in cui c'è un'associazione che ha portato avanti una serie di attività e c'è una fortissima coerenza tra quelli che erano i nostri obiettivi di ricerca e i loro obiettivi di associazionismo e attivismo sul territorio. Su questo insomma rimando a tutti gli articoli che abbiamo già pubblicato. Altre attività svolte nell'ambito di questa arena hanno riguardato il comparto educativo. È stato molto interessante poter interagire attraverso l'esperienza del treno con degli istituti professionalizzanti che si occupano di settore alberghiero, quindi enogastronomia, ospitalità. Con loro e con l'associazione che cura le tratte, diciamo i viaggi turistici e educativi, abbiamo aperto un dibattito, una serie di laboratori con i ragazzi, abbiamo lanciato una serie di concorsi e svolto con loro dei workshop, e da qui abbiamo avuto già dei primi risultati molto molto interessanti. I primi risultati riguardano in primis le alleanze territoriali e scientifiche, cioè per fare brevemente quello che vi ho raccontato in pillole, si è attivato un dibattito con il comune di Avellino e l'area vasta, si sono attivate delle collaborazioni con soggetti del terzo settore, vi ho parlato dell'associazione in locomotivi che promuove questi viaggi con il treno del paesaggio, una serie di associazioni locali in Firpini, a modo che l'associazione per la mobilità dolce nazionale, ma soprattutto si è dialogato con il GAL Irpinia Sannio Cilsi, che è uno degli attori che permette di rendere operative queste che sono, diciamo, pillole di sperimentazioni che noi proponiamo. Si è attivato un protocollo d'intesa con le scuole di cui vi ho parlato proprio sui temi della patrimonializzazione proattiva.
con il tema centrale del paesaggio irpino e con un focus sulle risorse, le competenze e le opportunità, quindi a partire dalle leve diciamo più giovani della nostra società. C'è una collaborazione aperta con i ricercatori del DIARC e c'è un accordo quadro per attività di collaborazione scientifica tra il CNR Iris, con il DIARC, con il Parco regionale dei Monti Picentini e l'ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro. Da questo è nato un progetto finanziato che si chiama Monti Picentini C-Lab, da poco finanziato, ci stiamo attivando su questo. Ciò che viene anche registrato con prepotenza è l'assenza di dialogo tra attori, cioè nonostante tutti questi risultati positivi portiamo anche una serie di criticità che riguardano dei conflitti che ostacolano delle nuove alleanze che possono sostenere questi processi. Per quanto riguarda le considerazioni che possiamo fare sul paesaggio, era un po' un nostro punto di partenza, ma abbiamo ricevuto delle conferme da queste attività svolte, cioè il paesaggio può diventare, ma in qualche caso che noi abbiamo osservato è già diventato, un attivatore di consapevolezza e di azione locale per alcune comunità, e soprattutto è riuscito a contrastare i processi di marginalizzazione che sono in corso in questo territorio. Tra i primi risultati non potevo non citare tutte, diciamo, la produzione e la divulgazione scientifica sulla quale noi puntiamo molto, perché è molto importante occasioni come questa per poter dialogare, confrontarci, per poterci aprire e includere una serie di spunti che vengono dai colleghi, ma soprattutto anche dalle realtà territoriali, dalle realtà imprenditoriali. E, inoltre, ok, giungo così alle mie conclusioni, che riguardano tre punti fondamentali. Sono delle conclusioni molto sintetiche, perché la ricerca è ancora in corso, ma ci sono dei punti salienti. Il primo è che il paesaggio può avere un ruolo centrale nella conduzione di processi di innovazione sociale, economica e culturale, soprattutto in un'ottica di autorappresentazione e quindi di narrazione di questo patrimonio che noi abbiamo in questi territori, e che saperi, strumenti e tecnologie, non per forza innovative ma anche tradizionali, possono essere messi a sistema per supportare la sapienza e le competenze locali, facilitando in qualche modo l'accesso alle informazioni e facendo diventare le specificità locali dei fattori distintivi e competitivi per questi territori. Ciò che ci interessa molto nell'ambito dei disequilibri territoriali è che l'Irpinia come territorio, come provincia, si può porre come potenziale nodo attivo e dinamico tra i diversi sistemi territoriali italiani, ma soprattutto come tra le diverse polarità rispetto alla strategia nazionale per le aree interne. In questo territorio esiste un sistema integrato di turismo legato alle filiere produttive, quindi ciò può essere un driver capace di raggiungere dei livelli molto più alti di competitività per i territori. Alcuni sono già raggiunti, ma si può spingere molto più in avanti. E l'ultimo punto che per noi è molto importante, cioè è emersa una necessità di costruire una rappresentazione del territorio che debba essere fondata però sull'autenticità, sia in termini di prodotti e servizi, sia in termini di narrazione e rappresentazione, ma abbiamo detto prima, parliamo di autorappresentazione. Questo significa costruire tutto questo con gli attori locali, quindi per noi è fondamentale aver adottato un metodo che sia la ricercazione, promosso dalla strategia peraltro, e inoltre una degli elementi che può essere significativi per andare nella direzione dell'attivazione di un vero e proprio processo di community branding è adottare una serie di misure, ma sempre nell'ambito dell'interazione tra molteplici attori e operatori locali. Io penso di essere andata anche oltre il tempo e quindi mi taccio. Sì, ma ti ringrazio per Stefania, perché è stato molto chiaro, molto sistematica la tua presentazione, pochi minuti diciamo di superamento dei limiti. E Vito, io i commenti me li riserverei per la parte finale insieme a Giovanna Mantolardi, se volete, e quindi la parola a Vito Donghia. Vito Donghia parla partendo dall'esperienza di un dottorato che chiuderà dopodomani qui al Dicard Politecnico, 33° ciclo, proprio sul tema della sperimentazione del patto città-campagna nel mondo urbano, e però l'affondo di oggi pomeriggio qui a Napoli
in una sperimentazione che la città metropolitana di Bari può effettuare all'interno dei 41 comuni che la costituiscono, e si tratta di una ricerca che stiamo portando avanti come Urbanit e Aslis in convenzione con la città metropolitana che, come sapete, come tutte le città metropolitane italiane, ha avuto i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per l'accompagnamento di politiche di Agenda 2030. Quindi prego appunto Vito di focalizzarsi su questo tema nel tempo previsto. Grazie. Grazie professor Martinelli, se potete mandare la presentazione. Si sente? Allora, ringrazio il professor Martinelli per la sua presentazione. L'intervento mio di oggi riguarderà principalmente le riflessioni e la ricerca condotta sulle tematiche del patto città-campagna. Mi sentite? Ok. Il mio intervento riguarderà principalmente le politiche sul patto città-campagna e la ricerca condotta, una ricerca che nasce nel 2017 tramite un protocollo d'intesa tra Città Metropolitana di Bari, Istituto Agronomico del Mediterraneo, quindi lo IAM di Valenzano, e CNR, anche attraverso la collaborazione del DICAR e dell'Università degli Studi di Bari. Un protocollo che mira, diciamo così, ad attuare redigere delle linee guida per uno sviluppo agroambientale nella città metropolitana di Bari. Un intervento, il mio, che sarà diviso in due parti, dove la prima parte parlerà appunto di politiche sostenibili svolte nel periurbano, dove parlare di periurbano in Puglia significa andare a identificare quel disegno identitario delle singole città, in particolar modo partendo da ciò che la Regione negli ultimi quindicenni ha redatto in relazione appunto al piano paesaggistico e alle sue strategie del patto città-campagna. Il mosaico, appunto, si parte verso la costruzione di un mosaico periurbano della campagna dei ristretti, dove il ristretto rappresenta la parte diciamo così del identitaria, quel periurbano, quella dimensione tra rurale e urbana interessante appunto, che interessa appunto le 41 realtà comunali. La riflessione che questa ricerca ha condotto sulla periurbanità è stata osservata. Sì, un attimo. È stata osservata nel territorio metropolitano di Bari, rimandando appunto alla costruzione di un nuovo paradigma di organizzazione spaziale affinché si possa sviluppare uno sviluppo agroambientale. Un territorio metropolitano policentrico che propone appunto una visione di periurbanità, una periurbanità del tutto intatta, che allude a un nuovo progetto e una nuova topografia di spazi per attivare appunto processi agrourbani. Il modello reticolare proposto, quello dell'area vasta barese, viene articolata in 41 realtà comunali che compongono appunto un paesaggio eterogeneo, da quello del paesaggio dell'Alta Murgia, quindi in direzione verso Matera, il paesaggio del nord-est, il paesaggio del sud-est produttivo e infine il capoluogo, il polo barese. L'assetto agricolo viene studiato e viene interpretato attraverso diciamo le diverse componenti dell'uso del suolo, quali appunto boschi, prati, pascoli, uliveti, frutteti, seminativi e vigneti. Questo per poter rendere una ricognizione dell'uso del suolo presente
nel territorio metropolitano. E la ricognizione che questa ricerca pone è appunto sulla campagna del ristretto, dove si riconoscono i diversi processi territoriali, proponendo una classificazione dello stesso ristretto per valori dimensionali, stabilendo una soglia limite, cioè dimensionali pari a 150 ettari. Questo ha permesso di riscontrare che a distanza dall'adozione del PPTR, cioè del piano paesaggistico, avvenuta nel 2010 fino alla contemporaneità, il ristretto ha subito dei processi di antropizzazione, ovvero per soglie inferiori ai 150 ettari si sono visti all'interno della città un maggior consumo di suolo. Nello stesso tempo si è potuto comprendere come la ricerca ha voluto caratterizzare la campagna del ristretto, andando a identificarne i caratteri identitari e i morfotipi delle aree periurbane, si è spinta nel costruire un abaco dei morfotipi agrorurali classificati secondo quattro ambiti, basati sull'eterogeneità, sugli usi temporanei, sulla permanenza e sulla diffusione insediativa. Ogni ambito ha visto un approfondimento di caso studio e di presentazione di schede rappresentative basate su valori e sui caratteri identitari, analizzando appunto le descrizioni del morfotipo, il rapporto con l'assetto urbano, l'assetto rurale, i valori intesi come opportunità e come criticità da cogliere all'interno del periurbano. E infine quello che si è preso in considerazione è che ogni ambito ha visto dei casi specifici di studio, in particolare nel caso periurbano dell'eterogeneità si è preso in riferimento il caso di Bari, in particolare due aree periferiche, Santo Spirito e Palese, in cui emerge un telaio insediativo in rapporto tra le dominanti ambientali e infrastrutturali e la dislocazione di strategie geografiche per questi centri minori, come anche il mosaico periurbano degli usi temporanei nel caso di Mola di Bari, che rende un paesaggio costiero che evidenzia appunto diverse trame chiuse e aperte in relazione ai caratteri che il paesaggio dimostra. E infine due casi significativi con termini di due realtà posti a 8 km tra di loro confinanti, come il caso di Ruvo di Puglia, un mosaico periurbano della permanenza dove il limite diventa una questione pratica che esprime un valore e dall'altro corato con un processo di diffusione insediativa che definisce attraverso dei parchi di riqualificazione e di conurbazione per poter appunto effettuare una strategia di rigenerazione. La ricerca si è spinta nel voler definire, avere come obiettivo quello di individuare delle linee guida e l'approccio metodologico utilizzato è stato quello di identificare questo mosaico periurbano metropolitano orientato secondo due direzioni. La prima a livello territoriale, intesa come incidenza delle diverse componenti dell'uso del suolo in base alla superficie territoriale, e l'altra a livello locale con l'interpretazione dei morfotipi della campagna del ristretto, utilizzando appunto la costruzione e l'utilizzo di dei sistemi GIS che permettono appunto di effettuare analisi spaziali sul territorio. C'è da considerare anche come il mosaico periurbano, se va avanti là, il mosaico periurbano metropolitano è stato definito su tutte le realtà, le 41 realtà comunali, identificando delle azioni necessarie per organizzare una qualità territoriale in base da individuare delle strategie sostenibili e attuabili. Ogni strategia è stata identificata mediante un criterio orientativo che ha permesso un po' di definire uno sviluppo, delle linee guida per uno sviluppo agroambientale.
L'altra parte di questa presentazione vuole parlare di due processi in atto svolti nell'ambito della terza missione, poiché nel lab parla appunto di politiche e processi e progetti. Il primo è il progetto agriculturale, svolto sempre nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel 2017, che poi ha visto, diciamo così, l'esecuzione del PON Legalità della città metropolitana di Bari, che vede praticamente la costruzione di una banca della terra metropolitana al fine di identificare quei beni immobili confiscati alle organizzazioni malavitose per poter promuovere agricoltura sociale. Quindi l'agricoltura diventa innovazione sociale e nello stesso tempo cerca di ridare occupazione giovanile e anche di costruire un vero e proprio patto agrario, sperimentando appunto politiche e pratiche. E l'altro progetto che è in itinere è il progetto di rigenerazione sostenibile dell'agricoltura per i territori colpiti dalla xylella fastidiosa, che ha mutato gli scenari del Salento, che diciamo così coinvolge tre province, Lecce, Brindisi e Taranto, che nello stesso tempo questo progetto che mette insieme diversi saperi multidisciplinari e diversi enti locali per poter promuovere appunto un nuovo processo di riforestazione urbana, ma nello stesso tempo costruire una piattaforma che sia interfaccia tra le aziende colpite dalla xylella fastidiosa con gli enti locali. E il ruolo che si svolgerà in questa ricerca riguarderà principalmente quello di cercare di individuare una politica che possa in qualche modo organizzare un'organizzazione di qualità volta appunto a recuperare quelle aree degradate, colpite e mutate appunto dallo scenario della xylella. In particolare attualmente si sta, se va avanti, un focus che si sta attuando. Siamo appunto nel territorio leccese, dove i primi focolai della xylella si sono manifestati, il caso di Casarano, Ugento, quindi siamo in prossimità del territorio di Gallipoli, dove si sta comparando i diversi usi del suolo, cioè come è mutato lo scenario della matrice olivetata, questo in particolare negli anni 90, rispetto, se va avanti, okay, rispetto agli anni 2000 e 2006 e infine nel 2011. Questo per poter cercare di vedere come le mutazioni che subisce il paesaggio sono abbastanza dinamiche e che in qualche modo cerca di riconoscere e di modificare quella biodiversità presente sullo stato dei luoghi. Per concludere, vorrevo concludere con una frase di Carlo Cattaneo, che vede praticamente riguarda praticamente le 100 città, che descrive appunto guardando le 100 città, il mondo in provincia, soprattutto in vicinanza con la natura, non è meno brutto, ma riesce a vedere anche i germi di resistenza che stanno nascendo. E quindi è proprio la consapevolezza del processo di identitario che deve emergere non solo nel periurbano, ma anche nella valorizzazione e nella salvaguardia del paesaggio. Grazie. Grazie Vito, anche per il rispetto dei tempi. Allora, l'articolazione che noi avevamo voluto dare a questo lab si conclude con un terzo lavoro presentato, questa volta da Maddalena Scalera, sulla parte di progetto di paesaggio. Maddalena Scalera si interessa di progetto di paesaggio, quindi nel suo abstract ci indicava gli esiti di due concorsi promossi dalla Regione Puglia, sempre all'interno, diciamo, dell'onda lunga degli effetti del DPTR,
e uno a Sant'Eramo, a cavallo tra Basilicata e Puglia, e l'altro a Foggia, che attraverso il racconto che si terrà nei 10 minuti consentiti, Maddalena cercherà di capire come il progetto possa contribuire a quanto Stefania, prima, Vito e dopo hanno in qualche modo delineato. Prego, Maddalena. Sì, grazie professore, mi sentite? Sì. Se può partire la presentazione. Ok, si può già andare alla slide successiva. Allora, come detto, racconterò due casi applicativi di questo, dello scenario del patto città-campagna del piano paesaggistico territoriale e regionale della Puglia, che è appena stato illustrato da Vito Donghia. Sono due sperimentazioni progettuali di concorsi di idee in cui io insieme al resto del team abbiamo provato a mettere in atto cosa significa realizzare un patto tra città e campagna. Il primo concorso che vi racconto riguarda appunto la città di Sant'Eramo e si chiama Dai bordi al cuore della città, un titolo abbastanza esplicativo in cui l'amministrazione comunale, in cui Sant'Eramo, chiede di ragionare parallelamente su due scale di progetto diverse. Una che tiene conto di tutti gli spazi periurbani e quindi della trama viaria reticolare che circonda lo spazio edificato della città, e un'altra differente ma complementare che invece intercetta gli edifici abbandonati. Quindi chiede di trovare una strategia, di definire una strategia che al tempo stesso costituisca una rete anulare intorno alla città e contemporaneamente una rete trasversale che dal centro inizia a relazionarsi con lo spazio agricolo. Quindi la richiesta è quella di trovare una relazione tra spazio urbano e spazio agricolo, tra paesaggio della città e paesaggio agricolo. Oggi il termine anche corona verde, che viene richiamato più volte nel bando, penso sia un termine anche troppo usato e abusato. Quando si fa riferimento ad una corona verde, spesso ci immaginiamo proprio un cerchio che circondi lo spazio edificato delle nostre città e sia capace di gestire gli spazi periurbani. Questa è stata una sperimentazione in cui abbiamo dimostrato che il segno circolare che a sezione costante non è intelligente nell'affrontare questi progetti, e quindi siamo partiti dal capire qual è la posizione territoriale strategica di Sant'Eramo nel territorio. Ci troviamo infatti a cavallo tra la Puglia e la Basilicata, ci troviamo tra paesaggi diversi, e tra il paesaggio del pascolo, il paesaggio agricolo e il paesaggio arborato. Quindi siamo sull'ultimo spalto della Murgia materana, dove masse boschive e arboree sono piuttosto consistenti, dove la trama agricola è piuttosto larga, e poi pian piano, salendo verso nord e verso la Puglia, inizia ad infittirsi e a trasformarsi in seminativo e frutteto. Quindi abbiamo definito questa posizione di Sant'Eramo come paesaggio di transizione. Non so quanto si riesca a leggere dagli schemi in basso, però è stata questa la forza della strategia, capire come Sant'Eramo è un insediamento e un paesaggio che racconta questi diversi transetti di paesaggio. E così si dilata quella che viene chiamata dal PPTR patto città-campagna, proponendo un patto che invece diventi, l'abbiamo definito così, agro-silvo-pastorale, e che quindi tenga insieme gli spazi coltivati della campagna, ma anche quelli del pascolo, che sono proprio di questo territorio, e anche quelli arborei, e quindi le masse boschive che provengono dalla Murgia.
Quindi il progetto mira a definire questa strategia agrosilvopastorale, al tempo stesso a definire delle strategie di recupero dell'acqua. Siamo su un territorio in quota, non siamo su un territorio pianeggiante, quindi abbiamo sfruttato tutti i dislivelli e la morfologia del suolo per arrivare a definire dei rain garden che sono, non so se che si vedono dall'immagine a destra, sono praticamente delle zone di laminazione, quindi dove oggi l'acqua arriva in dei punti e tende a stagnare, abbiamo pensato a dei dispositivi progettuali che invece accolgano l'acqua e la recuperino. Da queste immagini si vede come abbiamo provato a gestire proprio il rapporto tra l'ultimo fronte urbano della città è lo spazio della campagna, quindi dove oggi gli abitanti di quegli edifici vedono nella campagna un margine, uno spazio non vivibile, attraverso dei piccoli dispositivi che sono delle sedute, della pavimentazione, della vegetazione di bordo, abbiamo ipotizzato uno scenario di relazione tra lo spazio del pascolo dove passeggia oggi il bestiame, lo spazio periurbano e lo spazio edificato. Ancora a destra immaginate che al centro dell'immagine oggi c'è un muretto alto un metro che separa completamente lo spazio urbano da questo spazio più rurale a destra. Semplicemente abbattendo questo muretto, questo margine, questo limite, abbiamo ricollegato gli spazi e quella strada che oggi è una strada mercato è diventata assunto una nuova funzione. Molto importante. Sto cercando di andare avanti. Ok, molto importante nella strategia è stata la dimensione temporale, quindi anche in questo si chiedeva come realizzare questo progetto, che si sta proponendo la definizione di una strategia, però è anche importante capire la dimensione temporale di questa realizzazione. Quindi abbiamo ipotizzato un calendario di 8 anni in cui il progetto potesse partire sin da subito e al tempo stesso abbiamo messo a punto un calendario di 365 giorni in cui cicli biologici e produttivi, quindi faccio riferimento ai tempi dell'agricoltura, si intersecano con i cicli sociali e quindi tutti gli eventi che avvengono nella città di San Teramo. Come dicevo prima, questa nuova rete da bando, il bando richiedeva di intrecciare questa nuova rete con alcuni edifici dismessi. Ovviamente realizzare una rete agro-silvo-pastorale significa metterla in pratica in qualche modo e così abbiamo immaginato il recupero di alcuni edifici abbandonati, il primo come caseificio produttivo, quindi dove luogo dove si possa produrre ciò che il territorio propone, e in un altro invece una scuola di alta cucina, delle cucine del Mediterraneo, dei prodotti del Mediterraneo che si potesse porre come polo attrattivo in tutto il sud Italia. Così abbiamo lavorato anche sugli spazi aperti, che sono quelli di sotto dell'immagine, come spazi nuovamente vivibili e in stretta relazione con il contesto. Questa strategia, quindi, che interpreta il luogo e cerca di capire qual è davvero la relazione tra spazio urbano e spazio periurbano, cercando di non essere asettici nella gestione dello spazio periurbano in qualunque realtà ci si collochi, un rischio che oggi si tende di correre, si è applicata allo stesso modo per un altro concorso di idee che riguarda una scala molto più piccola, riguarda il progetto per un parco periurbano. Qui siamo a Foggia, quindi in una realtà completamente diversa da San Teramo, siamo a nord della Puglia, dove invece il paesaggio produttivo è molto, molto importante, molto fitto. Quindi il punto era come gestire la riqualificazione di questo parco che si trova appunto ad est dello spazio edificato rispetto alla città. Anche qui si è compreso come Foggia, come il ruolo baricentrico che potesse avere il parco rispetto alla riqualificazione di un intero sistema. Quindi il progetto tende a
non riqualificare il singolo parco cercando un singolo dispositivo di connessione alla città, ma adottando una tecnica che si chiama dello stepping zone, si prova a costituire, a collazionare diversi elementi, quindi con questa pratica di addizionamento, immaginando che se la riqualificazione di Parco Paglia si somma alla riqualificazione della strada, alla riqualificazione di un altro parco, alla riqualificazione della stazione, si possono effettivamente ottenere dei benefici sostenibili dal punto di vista paesaggistico, sociale ed economico. E così si immagina appunto un parco che è lontano dai parchi che oggi si propongono con la disposizione di orti urbani che appunto spesso vengono calati dall'alto e completamente decontestualizzati, e si tenta di progettare uno spazio agriurbano, cioè che tenga insieme spazi dell'urbanità e spazi agricoli. Infatti tutta la parte centrale che vedete, in tutta la parte centrale ci sono questi spazi rurali ibridi fatti di, passo subito alle immagini così concludo. Fatti di graminacee messicole, tra l'altro, ed erbe messicole, quindi tra l'altro dal punto di vista economico anche scelte molto sostenibili, non si immagina una vegetazione molto costosa, si immagina appunto di mettere a dimora piante proprie del luogo. Ecco, da queste immagini si percepisce la parte centrale. Al tempo stesso si lavora in altre parti, riqualificando il museo dismesso, e con masse arboree invece che creano uno spazio più urbano sul lato est del parco. E ho concluso. Perfetto. Grazie Maddalena. E io penso che abbiamo avuto un'articolazione che è andata da questioni di politiche territoriali all'area vasta sino appunto al progetto di paesaggio. Quindi danno a Giovanna Mangialardi e a chi vorrà poi intervenire un'ampia possibilità di riflessione sul tema. Prego Giovanna. Sì, grazie. Grazie ai relatori e grazie al professor Martinelli che ha introdotto e gestito la sessione. Allora, io ritengo, come è stato già detto, che è stato un percorso multiscalare. Abbiamo parlato di sostenibilità sistemica, abbiamo parlato del ruolo del paesaggio e soprattutto dell'interazione anche sinergica tra gli attori, che trovo un tema abbastanza centrale e importante, soprattutto alla luce di quello che sarà ora l'attuazione di un piano per la ripresa e resilienza dei territori. Quindi partire dal paesaggio, ripartire dal paesaggio dei territori anche di margine, diviene veramente strategico sia nella componente materiale e immateriale delle strategie da mettere in campo, e soprattutto raccogliendo la sfida nelle declinazioni ormai abbastanza comuni e ricorrenti della sostenibilità, quindi una sostenibilità sia ambientale e paesaggistica, però anche economica e certamente anche sociale. Infatti il titolo della sessione, Processi e politiche sostenibili dello spazio urbano e periurbano, ci permettono di riflettere su queste due dimensioni, i processi e le politiche, che trovano poi attuazione nei progetti. Ne abbiamo visti oggi di interessanti, il progetto sulle aree interne, l'azione sui territori e il coinvolgimento dei territori da cui partire per mettere in campo strategie di ripresa e resilienza. Abbiamo visto i progetti che ci ha presentato Vito D'Onghia rispetto anche ad una serie di criticità che abbiamo vissuto a partire dalla Xylella, o anche delle strategie che ripartono dai territori in degrado, come nel caso appunto della Xylella, ma anche ripartono da alcune situazioni di marginalità, come il caso anche delle mafie, e quindi rimettere a sistema una serie di elementi per ripartire dal paesaggio urbano e periurbano per la ripresa dei territori, secondo un approccio sistemico, multiattoriale. Sono aspetti che abbiamo ripreso più volte, per poi arrivare alla presentazione dei due progetti interessanti presentati da Maddalena Scalera, che ci permettono di dare attuazione a queste strategie politiche. Quindi abbiamo guardato i processi, abbiamo guardato la ricerca e l'importanza della relazione tra la ricerca e i territori, le istituzioni, la comunità, proprio perché il ruolo dell'università deve essere quello di promuovere una ricerca che sia utile ai territori, e quindi questa relazione
relazione la trovo veramente molto interessante, anche la multiscalarità del mosaico che abbiamo presentato oggi ci permette di riflettere su questi aspetti. Io provo a estrapolare 4 temi di riflessione, magari a lanciare anche dei quesiti per avviare un dibattito laddove possibile, anche tra i relatori stessi, tra il professore che ci ascolta o tra le persone che ci ascoltano dalla platea. Possiamo estrapolare probabilmente le parole chiave dei margini, confini e frontiere che richiamo proprio perché si è da poco concluso il Festival dell'Architettura a Bari, il BIARC, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che ha proprio affrontato questi 3 temi nelle sue declinazioni possibili. Abbiamo parlato del margine periurbano, abbiamo parlato dei margini, ma anche delle situazioni di marginalità, quindi probabilmente un tema interessante su cui riflettere e da cui ripartire per superare i confini che solitamente ci poniamo anche in termini amministrativi. Anche il tema delle aree interne è un tema che supera il confine e crea alleanze territoriali nuove, quindi probabilmente ragionare su queste parole per darci nuove frontiere può essere un'opportunità interessante, quindi recupero questi 3 termini che sono stati il filo conduttore del BIARC a Bari per lanciare ora il dibattito all'interno della nostra discussione. Il secondo tema è la centralità dei temi affrontati nell'ambito del contesto più vasto del Green Blue Deal, che poi della Green Blue Economy, se vogliamo, all'interno del Green Deal, e quindi le opportunità che dai progetti che sono emersi oggi e delle strategie di cui abbiamo parlato, le strategie che possono essere probabilmente messe a disposizione per gli importanti finanziamenti che la nuova programmazione europea, ma non solo, anche nazionale, ma ad ogni modo di derivazione europea, ci mette davanti nel prossimo settennio 2021-2027. La Comunità Europea ci chiede di avviare un cambiamento in termini climatici, ci chiede di azzerare le emissioni, ci chiede di ripartire poi dai paesaggi, dall'agricoltura e anche dalle risorse locali. Quindi inquadrare queste strategie e questi progetti e darle continuità all'interno della programmazione europea penso possa essere per noi una grande opportunità, in un momento in cui probabilmente i finanziamenti non mancano. Molto spesso ci siamo lamentati di questo aspetto: mancano i soldi, mancano i finanziamenti. Oggi dobbiamo avere la capacità di mettere in campo progetti strategici e integrati per far sì che possiamo dare attuazione alle strategie di cui oggi abbiamo parlato. Terzo punto. L'approccio e l'importanza di una visione multiattoriale. La creazione della rete tra ricerca, impresa, società civili, istituzioni. E con questo riferimento cito l'aperta manifestazione di interesse per la candidatura delle idee progettuali rispetto alla creazione di ecosistemi dell'innovazione del Mezzogiorno, un altro bando che ci mette a disposizione l'Agenzia della Coesione, che può essere un'ulteriore opportunità per noi proprio per mettere in campo la rete di cui prima, e quindi questo approccio multiattoriale e questa relazione tra gli attori e soprattutto questa importante interazione tra ricerca e società. Pensiamo possa essere la chiave per avviare processi continuativi e soprattutto duraturi nel tempo, perché è importante inglobare la dimensione temporale nelle strategie e garantire anche una sostenibilità nella gestione di questi processi, e quindi ritorniamo anche al titolo, la processualità, l'importanza di dare attuazione nel tempo. E infine l'approccio sistemico e sinergico, un approccio che tenga conto delle varie dimensioni, quindi la dimensione certamente paesaggistica, ma anche la componente economica, materiale, imprenditoriale, proprio per fare rete e per appunto mettere in campo strategie che possano realmente dare conto ad una ripartenza resiliente, per citare il piano del PNRR, per i nostri territori. Fatta questa premessa, quindi io ripongo la domanda ai nostri relatori, ma anche a chi ci ascolta, sia per aprire un po' il dibattito su questi 4 punti, sia per porre anche una provocazione. Dobbiamo partire dalle esperienze o dalle politiche? Cioè, quindi, per mettere in campo processi duraturi, queste best practice devono diventare processi
che poi assumono una configurazione anche legislativa che ci aiuta in qualche maniera a portare avanti le strategie, o probabilmente proprio dalle best practice locali, quindi da un approccio bottom-up, possiamo mettere in campo un vero cambiamento, una vera transizione per la ripresa dei territori. Quindi io vi lascerei la parola per chi volesse intervenire e proviamo, ecco, a mettere in campo un dibattito nei tempi che abbiamo a disposizione. Non so se Stefania vuole subito intervenire. Grazie. Grazie Maddalena per questi spunti e scusami Giovanna, a me vengono in mente due elementi per noi come Iris, come gruppo di ricerca, interessanti e importanti. Il primo è quello della terza missione, cioè ne stiamo facendo un nostro cavallo di battaglia in istituto, quello di accompagnare ma soprattutto di supportare le nostre ricerche da un continuo rebounding tra scrivania e territorio, istituzioni e attori locali. Questo per noi sta diventando uno spettro, un filtro attraverso il quale compiere una serie di test, di validazioni, di incontri e di dialoghi che sono fondamentali. L'ultimo del quale tu hai parlato è quello relativo alle esperienze e alle politiche. Quello che con Stefania Oppido abbiamo rilevato anche con Gabriele Esposito in altre ricerche, sempre con il gruppo dell'Iris, soprattutto utilizzando uno specchio che è quello della serie storica degli eventi, vista sia dal punto di vista dell'approccio bottom-up e quindi dell'attivazione civica, dell'attivismo e della compagine più spontanea, sempre in relazione rispetto alle attività e alle azioni, alle politiche delle istituzioni. Ovviamente lo scenario ideale è quello della sinergia tra i due campi, ma ciò che abbiamo osservato sempre in maniera più chiara è che è necessario avere una massa critica rispetto a delle questioni e quindi è importante avere una spinta sociale, civica rispetto alle problematiche, rispetto all'impegno rispetto a queste questioni e che ovviamente ci sia un interessamento da parte delle politiche, dai politici, nel senso che ciò che è vincente dal nostro punto di vista nei territori che noi abbiamo osservato è una pressione fatta dai territori rispetto alle politiche. Ovviamente se si trova una compagine politica che sia di ascolto, che sia interessata a questo, come dire, a questa corresponsabilità, a questa coproduzione di azioni per il territorio, ovviamente lì si arriva a uno scenario ideale. Però sicuramente una politica che nasce da sola e viene calata dall'alto sicuramente è molto difficile che funzioni, quindi per noi è importante lavorare con i territori e ascoltarli, interagire con loro e ovviamente la scelta di lavorare con il metodo della ricercazione nei casi dell'Irpinia, ma non solo, è diventata fondamentale e vincente, sì, anche molto legata a ciò che stiamo portando avanti come terza missione. Quindi sono due temi che ci toccano personalmente come istituto, come gruppo di ricerca dell'urbanistica e sono molto molto centrali per noi. Quindi ti ringrazio per gli spunti perché per noi sono molto rispondenti. Grazie a te. Grazie mille. Sì, anche noi come gruppo di ricerca riteniamo fondamentale, ecco, intervenire sulle politiche, avere il coraggio di farlo e probabilmente con la ricercazione avete avuto la possibilità di partire dal basso, ma in maniera ciclica ritornare nei territori e quindi questo rappresenta un elemento vincente e può essere certamente un punto di interesse da cui partire in un momento anche delicato in cui identificare delle strategie attuative, tra l'altro che dovranno utilizzare dei fondi in breve tempo, è fondamentale e quindi questa sinergia diviene un elemento probabilmente vincente, come dicevamo, quindi ti ringrazio molto. Vito, vuoi aggiungere qualcosa? Poi Maddalena anche. Sì. E poi se c'è dal pubblico.
Allora, in merito alla prima questione che tu ponevi, quella relativa ai margini, penso che il margine diventa una questione pratica, come abbiamo detto precedentemente negli esempi che Maddalena ha mostrato, quelli appunto indagati. Una questione che deve far riflettere, soprattutto perché bisogna esplorarli con un nuovo approccio. Questo non solo un approccio che sappia indagare, ma soprattutto pone una nuova questione, la questione urbana, non solo, in riferimento anche agli aspetti che la campagna ci mostra. Il lockdown ha dimostrato come il bisogno di vivere all'aria aperta ci rende, diciamo così, più esigenti, e quindi come questi nuovi stili di vita devono diventare delle vere e proprie abitudini delle nostre appunto tradizioni. La seconda questione è che sicuramente il riferimento appunto al Green New Deal e alla capacità anche di creare delle reti multiattoriali, penso che lo sviluppo di politiche di sussidiarietà tra i diversi enti, quindi anche dal basso, partendo dalle comunità locali, è la soluzione che possa, diciamo così, affrontare un nuovo cambiamento, un'inversione di paradigma. Oggi assistiamo, ce lo dice l'Agenda 2030, a delle città invivibili, anche a delle capacità, diciamo così, a gente che magari soffre il bisogno di fame. Ed è proprio dall'Agenda che dobbiamo imparare, dall'Agenda 2030, a migliorare il nostro stile di vita e a creare appunto sostenibilità. Concludo dicendo che sicuramente una delle funzioni che dovremmo più sviluppare è quello di creare innovazione nelle nostre città, un'innovazione sociale, ma soprattutto anche per la ripresa del territorio, un'innovazione anche economica. Grazie. Grazie Vito, non so se Maddalena voleva... Va bene così. Bene, ci sono domande dal pubblico? Non so se il professore ci sente ancora. Il mio interesse maggiore è ovviamente innescare la discussione, quindi io mi auguro che dal pubblico ci possa essere qualche curiosità che intervenga. Beh, aggiungo una cosa per occupare anche del tempo. Noi con un nuovo dottorato, per esempio, stiamo ipotizzando, come appunto sanno le colleghe della comunità, gruppo di lavoro SIU, aree interne, che anche le piccole isole italiane, noi abbiamo 220, cioè abbiamo molti arcipelaghi, soprattutto concentrati nell'area tirrenica, mediterranea, nell'Adriatico abbiamo solo le Tremiti di fatto, hanno molte di quelle caratteristiche che Stefania prima ci raccontava, degli indicatori, diciamo, atti a definire area interna secondo la SNAI. E quindi lanciavamo questa ipotesi che anche questi particolarissimi territori costieri italiani, che sono altri grandi patrimoni, aree molto problematiche, no? Per la distanza che hanno dalle principali aree a servizi, infrastrutture e quant'altro, possano fare dell'isolamento addirittura una loro risorsa. Pensiamo anche al dossier di candidatura che Procida ha messo in campo per vincere la nomina a capitale italiana della cultura, o alcune strategie messe in campo da Ustica nel campo del diving, piuttosto, cioè ci sono in Grecia, ci sono strategie territoriali attraverso le quali, unitamente all'utilizzo delle ICT, pensate alla telesanità, possono vincere in parte questo tema dell'isolamento, e quindi noi lanciavamo questa ipotesi nel gruppo SIU delle aree interne, che si potessero studiare anche le piccole isole, che a mio parere singolarmente, insomma, qui in Italia non sono nella SNAI, ne avrebbero, diciamo, tutte quante le caratteristiche. Grazie, grazie mille. Io ringrazio tutti per la pazienza. Ci scusiamo per i 7 minuti di ritardo. Non vi ho sentito. Sì.
Sì, c'è una domanda. Benissimo, benissimo. Volevo ringraziare il professor Martinelli per aver organizzato questo laboratorio su temi che intercettano, insomma, i nostri interessi, come lui diceva, sia come SIU che come università. Che si sia allontanato Nicola, no? No, sono qui. Ah, ecco, sto ascoltando. Okay. Sì. E quindi dicevo, prima di tutto ringraziati e hai rilevato una cosa estremamente interessante. Il ragionamento che da tempo stiamo facendo sulle aree interne è questa tua proposta di inserimento con le isole, perché in altre realtà territoriali europee, per esempio in Danimarca, con cui abbiamo avviato un confronto, le aree interne sono le coste, cioè avere le caratteristiche delle aree interne sono territori costieri. Quindi dobbiamo uscire da questo diciamo limite mentale che abbiamo costruito in Italia, che la marginalità sia legata alla lontananza dalla linea di costa, perché è una caratteristica che accomuna molti contesti italiani, ma non tutti. Quindi è importante accendere i riflettori su contesti che sono stati esclusi dalla iniziale perimetrazione, ma che presentano delle caratteristiche estremamente interessanti, sia come criticità, sia come opportunità di sviluppo e di confronto. Quindi diciamo abbiamo, questo è un altro, questo incontro di oggi è un altro tassello del percorso che stiamo facendo in questo senso, e quindi al prossimo appuntamento. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti, e quindi salutiamo anche il professore a distanza e buona continuazione. Buone sfogliatelle.